Renato Mannheimer, professore Renato Mannheimer, in collegamento con noi. Buonasera professore, ben trovato, grazie per la disponibilità. E Buonasera, grazie a voi. allora, la politica italiana si sta muovendo in qualche modo, poi torneremo anche su Draghi, però notizia del weekend, l'incontro fra Giuseppe Conte, ex premier, e Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, è stata un po' definita la strana coppia, ma necessaria per la rivoluzione a 5 Stelle, per dare qualcosa di più a un movimento che, insomma, i suoi sondaggi sicuramente lo hanno rilevato e lo stanno rilevando in questo periodo, hanno perso consenso e probabilmente hanno raggiunto forse anche il minimo. E allora io le chiedo se anche in base a quanto da voi raccolto effettivamente Giuseppe Conte può funzionare come e meglio come politico rispetto a quanto mostrato, e in linea di massima ci sembra di percepire che abbia lasciato comunque un buon ricordo agli italiani come premier. Due situazioni sicuramente diverse. Ricordiamo ad esempio un tecnico in passato come Monti che fece, insomma, sulla qualità del suo governo, c'è chi ha usato pollice su, c'è chi ha usato pollice giù, ma a livello di politico, dato che fu anche nominato come quantomeno leader di un movimento politico, insomma, da quel punto di vista le cose andarono meno bene. Due figure diverse, ovviamente, ma dal vostro punto di vista la situazione qual è? Ma era l'unica strada possibile per i 5 Stelle. I 5 Stelle non solo vanno male nei sondaggi, ma dati i conflitti interni erano assolutamente inclinati verso la scomparsa alle prossime elezioni. Quindi l'unica via d'uscita era una svolta molto netta. Ora, una svolta si crea in due modi. Da una parte con un leader. Conte ha una grande popolarità. Tuttora ce l'ha, Draghi ne ha di più, ma Conte, anche dopo che non è più presidente del Consiglio, ha conservato questa sua popolarità. Piace l'uomo, piace la figura, piace il suo fare mediatorio e democristiano. Quindi da questo punto di vista Conte va bene, può attrarre consensi ai 5 Stelle e poi piace molto agli stessi 5 Stelle, malgrado i loro conflitti interni, è un elemento di unificazione. Quindi Conte può essere una via di uscita per i 5 Stelle. Però accanto al Premier ci vogliono dei contenuti. E qui l'altra idea dei 5 Stelle, trasformarla in un partito verde lanciato sulla sostenibilità. Anche questa idea non è male, c'è da discutere se riusciranno mai a farlo e se Conte è l'uomo adatto. Però c'è un mercato elettorale potenziale sulla sostenibilità in Italia enorme. EUMETRA, il mio istituto, studia da anni l'evolversi degli atteggiamenti verso la sostenibilità e non ho mai incontrato un fenomeno così crescente e così imponente. Quindi c'è un mercato enorme, dal che deduco che la svolta dei 5 Stelle era l'unica strada a loro favore e ha delle potenzialità. Dunque una vera e propria rifondazione, anche perché, e qui rimango da lei professore, forse le figure precedenti che in qualche modo hanno guidato il movimento a loro volta hanno raggiunto un minimo di popolarità importante. Parlo di Vito Crimi, che non è mai stato percepito come vero leader del movimento, e anche di Maio, il quale è vero che da una parte si è rivelato forse uno dei politici più abili in questa legislatura, dato che tre governi sono cambiati e in tutti e tre è rimasto a detenere un ministero anche importante. Dall'altra, però, forse viene percepito un po' come un leader con poco carisma, anche in virtù magari di una preparazione, chiamiamola così, forse al di sotto di quello per il quale forse il Movimento 5 Stelle ambisce, cioè appunto diventare un partito vero, un movimento più forte, insomma, diventare grande. Ecco, cercare di diventare grande serve una figura che metta tutti d'accordo. Questo è il grande problema dei 5 Stelle e qui risiedono tutti i dubbi sulla riuscita di questa manovra, perché al di là di Conte, al di là dei contenuti, ripeto, la sostenibilità è un contenuto È interessante, molto interessante, vero? ci vogliono le persone e Grillo non ha mai voluto, non è mai stato capace di selezionare. Ora,
Di Maio è uno dei migliori figure che i 5 Stelle hanno prodotto, ce ne sono altri, io non voglio far nomi, che assolutamente impreparati e incompetenti. Ci vuole per fare politica, anche come per governare un'azienda, un minimo di preparazione e competenza. Una volta i partiti tradizionali davano questa preparazione nelle loro cose di base. Quindi questo è il grande problema, è il grande quesito, se riusciranno i 5 Stelle, malgrado il personale politico che hanno, e ripeto, sia Crimi che Di Maio sono bravi rispetto a tanti altri, se riusciranno a farcela. Questo del personale politico, ma può essere che Conte riesca a manovrare cambiando, promuovendo delle figure, eccetera, staremo a vedere. Comunque questa è quello che si è visto anche quando erano al governo. Ora non ricordiamo alcune dichiarazioni di alcuni esponenti politici, ma facevano veramente impressione per la loro impreparazione. L'ultima domanda su Conte è un po' provocatoria, professore. Lei ha detto che insomma al Movimento 5 Stelle piace questa idea di mettere lui insomma a capo di questa rivoluzione all'interno del Movimento, ma la domanda è: a lui piace? Ovviamente se è lì a discuterne vuol dire che l'interesse c'è, però se si ricorda qualche settimana fa si parlava di Conte come possibile figura leader di un movimento più ampio all'interno del quale poteva anche configurare il Partito Democratico. Voglio dire, forse Conte aveva ambizioni anche più forti rispetto a quello che alla fine si sta andando a generare, quindi appunto sul nuovo Movimento 5 Stelle. Però non so, vorrei che magari lui possa aver detto indirettamente che, come dire, ok, cioè che sia un, non dico un ripiego, però forse appunto la sua ambizione era qualcosa di più grande, oppure no? Beh, questo bisogna chiederlo a lui, dovete sicuro assolutamente. E io credo anch'io che lui volesse fare il coordinatore di tutta il centro-sinistra, cioè mettere insieme PD, LeU e 5 Stelle e dirigere questo movimento. Questo però non è riuscito. L'avvento del governo Draghi ha cambiato completamente le cose, e anche per i conflitti enormi interni al PD, dei quali parleremo un'altra volta, sì. Questa manovra non gli è riuscita, e quindi ha preso questa occasione, più forse meno volentieri, sicuramente più pericolosa e anche più difficile, perché ripeto, governare i 5 Stelle con Grillo lì in mezzo, Grillo non si è dimesso e neanche Casaleggio si è dimesso, quindi governare questi e riuscire a trasformare questo partito è un'operazione difficilissima. Ma si vede che a Conte, immesso nella politica pochi mesi fa, è piaciuto così tanto far politica che accetta anche questo e conta di riuscire. Draghi non ci riuscì, vedremo Conte che cosa riuscirà a fare. Come lei sa bene, professore, la nostra emittente si concentra soprattutto sui mercati, e c'è i nostri amici da casa che ci stanno scrivendo come battuta: è stato dimesso Arcuri, e è stato sostituito Arcuri, ed ecco che oggi i mercati, la seduta è particolarmente euforica, ed ecco che i mercati festeggiano. Ovviamente è una battuta, però è il primo forse segnale di rottura rispetto al passato da parte di Draghi. È vero che sono passate 2 settimane ed è troppo poco. La situazione del vaccino del Covid è peggiorato, siamo tornati arancione, molte regioni, quasi tutta Italia adesso arancione, molte stanno tornando rosse, e quindi non si vede il cambio, diciamo, di approccio nei confronti del Covid, della gestione di esso. Siamo di nuovo tutti costretti a stare a casa, per carità, perché comunque c'è un'emergenza, però è arrivato il primo segnale di rottura, insomma, via Arcuri, dentro Figliuolo, il generale Figliuolo, e Consiglio dei Ministri riunione in corso proprio in questo momento per definire il nuovo DPCM. Beh, questo generale ha particolari capacità organizzative, da quello che ho letto e sentito, quindi è una buona notizia. I mercati, per la verità, già stamattina alle 9 io ho avuto notizia che erano euforici, quindi hanno anticipato la cosa in qualche modo, speriamo che duri. Lo fanno spesso d'altra parte, però ha ragione lei, sono partiti bene già da questa mattina. Si vede che i mercati in qualche modo sapevano o avevano altri elementi. Esatto. Comunque, sicuramente questo è una svolta, un punto di rottura, il che ci fa pensare che magari anche domani i mercati crescano. Vediamo questo generale. È molto difficile, perché il problema
sì distribuire e organizzare i vaccini, ma anche procurarseli. Qui chi ha sbagliato è stato non tanto l'Italia quanto l'Europa, perché in tutta Europa, tranne che in Inghilterra, dove hanno fatto da soli, i vaccini mancano. Questo era il problema, la relazione tra l'Europa e le società che producono vaccini, ma questa è un'altra storia. Ma infatti non so se ha notato, sempre più paesi adesso stanno cercando di prendere le distanze dall'Europa. La Repubblica Ceca, che ha avuto un impulso, un aumento, insomma, fortissimo, vertiginoso per la nuova ondata di contagi, ha detto: ci stacchiamo dall'Europa, noi vogliamo lo Sputnik perché ci arriva immediatamente. L'Europa invece vuole ovviamente monitorare e controllare i laboratori all'interno dei quali è stato sviluppato lo Sputnik. Poi abbiamo anche San Marino, anch'esso che fa un po' quel che vuole perché può farlo, allora si è rivolto a Sputnik. Ma al di là della burocrazia in corso, io vorrei tornare su Draghi prima di salutarci, professore. 2 settimane è ovvio, è troppo poco. Le cose sono peggiorate. Non vorrei che gli italiani, cioè non vorrei, no, ma non è che comincia a diffondersi la sensazione degli italiani che Draghi non lo era prima e non lo è adesso, ma che non è quel supereroe che veniva percepito quando è salito al colle e ha accettato l'incarico. Ovviamente ha delle situazioni da gestire e dei compromessi da accettare, ma soprattutto non è che arriva Draghi e, come dire, la gestione del Covid cambia e quindi i ristoranti riaprono e arrivano più vaccini. È una situazione comunque, insomma, in 2 settimane non si possono fare primi bilanci. Non so come la vede lei, non so come vi sembra che la stiano percependo gli italiani. Per ora questa impressione, questa delusione da Draghi è un po' diffusa tra i commentatori. C'erano ancora ieri, ricordo, certi giornali che chiedevano già, la stampa per esempio, chiedevano già una svolta dopo 2 settimane, a Draghi, un cambio di passo. Ora è difficile chiedergli un cambio di passo dopo 2 settimane. Non è diffusa questa sensazione tra la popolazione, dove Draghi resta ancora stimato, conosciuto e ha una grande popolarità. Certo, la gente sta male, è stufa di stare al chiuso, ha paura del Covid, la situazione economica è terribile e per molte categorie drammatica, quindi questo può influire nel medio periodo. Per ora Draghi conserva la sua popolarità, però, tra la popolazione. Prima di salutarla, le chiedo un'ultimissima battuta sulla gestione, perché poi adesso i nostri amici da casa si stanno confrontando in qualche modo no, sui toni che in qualche modo i media italiani hanno usato in quest'anno, spesso giudicato eccessivo. Insomma, il panico lo avrebbero generato appunto i media, giornali, televisioni, quello che è. È interessante quello che è accaduto nel Regno Unito. Al di là del fatto che forse staccarsi dall'Europa è stato un bene per la gestione dei vaccini, dato che sono effettivamente più avanti, il Regno Unito è il quinto paese per morti di Covid al mondo. Però emerge dal Regno Unito una situazione più virtuosa, cioè una capacità di gestione migliore, anche in virtù forse del fatto che Boris Johnson l'abbia anche preso il Covid e quindi magari abbia preso anche più così, insomma, polso e consapevolezza di quello che accadeva. Però insomma è un paese che è il quinto per morti, ma anche forse attraverso una gestione della comunicazione. Io ho amici che, insomma, e colleghi che sono nel Regno Unito, hanno detto: qui non c'è stata la battaglia dei virologi, c'era l'impostazione del governo, solo il governo ha espresso e ha comunicato i contagi, i morti, le vittime, ma anche la distribuzione del Covid, e quello è sempre stato rispettato. Non c'era il partito che diceva una cosa diversa dall'altra, la posizione, la maggioranza, il virologo che dice A e il virologo che dice B. Tutti in un'unica direzione. Anche sappiamo che Boris Johnson, insomma, all'interno del Parlamento inglese non è che abbia l'unanimità, anzi ha forti dei movimenti contrari. Insomma, ciononostante, tutti hanno remato evidentemente nella stessa direzione, e cosa è emerso? Che il Regno Unito è il quinto per vittime del Covid, ma sembra che sia uno dei paesi più virtuosi. Non so se è d'accordo con questa Beh, analisi oppure no. c'è stata una forte svolta. Johnson ha fatto degli errori gravissimi Certo. all'inizio,
ha portato a molti morti, poi però ha saputo imprimere questa svolta dei vaccini e mettere su una campagna vaccinale davvero potente. In Inghilterra si viene vaccinati rapidamente tutti, e quelli che conosco della mia età sono già stati vaccinati, e la cosa procede con una grande organizzazione. Da questo punto di vista Johnson è stato veramente capace, malgrado gli errori precedenti. Diciamo che le due cose, i tanti morti e i tanti vaccini, non sono in contraddizione, perché corrispondono a due periodi diversi di Johnson: il primo pieno di errori e il secondo la capacità di svoltare, cosa che noi auspichiamo ci sia anche in Italia con Draghi. Quindi più Johnson che la stampa, che non ha generato, insomma, quell'allarmismo che invece magari in Italia è stato percepito più forte. Boh, sì, io la vedo più Johnson. Okay. Diciamo, in Italia abbiamo questa cosa dei talk show che piacciono tantissimo, e hanno tutti questi virologi che dicevano una cosa il contrario dell'altra. Ma se ci fosse il vaccino disponibile, se ci fosse una campagna vaccinale vera, la situazione sarebbe molto diversa e i virologi starebbero più zitti. Professore, grazie. Ringraziamo Renato Mannheimer. Buona serata.